Abbiamo certamente intrapreso un triste e luttuoso argomento di scrittura, accingendoci a narrare i vari casi che sono stati osservati in questo recente tempo di peste, tanto nella città stessa quanto presso i villaggi circostanti o lontani. Triste certamente, dico, e luttuoso argomento, ma la realtà stessa fu e più luttuosa e più terribile. Queste parole furono scritte dallo stesso cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, dopo che era cessato il pericolo della peste del 1629-1630. Il cardinale, prestigioso e prezioso testimone dell'epoca, sarà nostro accompagnatore privilegiato nei prossimi video del Bruco, dedicati alla peste, attraverso una sua opera, forse poco nota, e intitolata De pestilentia quae mediolani, anno millesimo sexagesimo trigesimo magnam stragem edidit, ovviamente scritta in latino, ma qui tradotta nell'eccellente versione di Armando Torno, edita nel 1985 dall'editore Rusconi. Ma andiamo con ordine. Le epidemie sono purtroppo una triste realtà lungo tutto il corso della storia umana, fin dai primordi dell'urbanizzazione, quando, con le città-stato e l'agricoltura, era possibile sostenere la vita di un discreto numero di persone in spazi piuttosto ristretti, che ovviamente favorivano i contagi. Mosche, topi, blatte, pulci e altri organismi presto si rivelarono portatori di batteri patogeni, funghi o virus che si diffusero con facilità, complici le scarsissime condizioni igieniche ed errate conoscenze mediche e biologiche. Non è un caso che in Mesopotamia la mosca era il simbolo del dio Nergal, signore della morte e delle epidemie, da cui poi il nome del dio caldeo Baal-Zebub, ossia Belzebù, il signore delle mosche, uno dei nomi con cui oggi si indica il demonio. Così scrisse Girolamo Mercuriale da Forlì nel 1577, in piena epidemia di peste. Non vi è alcun dubbio che le mosche, sature con il sugo della morte o delle malattie o degli ammalati, visitano le case circostanti e infettano i cibi, e le persone che si alimentano di questi ne risultano infettate. Nel caso della peste bubbonica, l'origine delle epidemie non è chiara. Studi archeologici e di biologia molecolare mostrano che Yersinia pestis, il batterio ritenuto responsabile delle epidemie tra il basso medioevo e l'inizio dell'età moderna, circolava da tempo in Asia centrale, tra uzbeki, turcmeni e mongoli. I primi mammiferi che ospitarono Yersinia pestis non erano topi, ma le marmotte tarbagan, una specie di marmotta asiatica, un tempo molto diffusa e oggi in pericolo di estinzione. Le loro pulci avrebbero poi veicolato il batterio nell'uomo e nel topo. Migrazioni di topi verso sud, dovute a cambiamenti climatici e grazie ai traffici commerciali lungo le rotte del Mar d'Arabia e lungo la Via della Seta, avrebbero portato il batterio in Europa, attraverso la Sicilia e i porti di Genova e Venezia. Guarda caso, la prima quarantena nasce proprio in Sicilia, a Ragusa, nel 1377, città che impose ai marinai di rimanere sulle loro navi per 40 giorni prima di sbarcare. È stato dimostrato con modelli bioinformatici che l'improvvisa esplosione epidemica della peste non poteva essere ricondotta ai topi. La probabilità che gli uomini fossero contagiati in seguito, per esempio, a un loro morso è infatti molto bassa, anche in condizioni di scarsa igiene urbana. I vettori furono invece le loro pulci, insetti in grado di moltiplicarsi velocemente e di passare di persona in persona con grandissima facilità, senza necessità di contatto. La Lombardia fu falcidiata da numerose epidemie. A dire il vero, la prima manifestazione della peste nera, che nel 1347 devastò l'Europa e l'Italia, risparmiò Milano, grazie a un severo lockdown cittadino imposto dai duchi. Ma era questione di tempo e la peste arrivò in città nei decenni successivi, tanto che il duca Galeazzo Maria Visconti, probabilmente uno dei più illuminati uomini politici milanesi,
morì giovanissimo proprio durante l'epidemia del 1402. Celebre fu poi l'epidemia detta di San Carlo Borromeo del 1576-1577, che colpì con severità la Lombardia, ma che consegnò alla memoria storica la carità dell'arcivescovo, che visitava personalmente i malati e non si negava a dar loro l'Eucaristia. È anche vero che lo stesso cardinale volle che all'avvicinarsi del contagio i presbiteri organizzassero più volte processioni e suppliche pubbliche, tante volte quanto gli parrà bene. Tutto ciò favoriva il contagio, ma lo sappiamo noi, uomini del XXI secolo. Certo è che la scienza medica avrebbe potuto ascoltare l'umanista e scienziato veronese Girolamo Fracastoro, il quale nel 1546 scrisse che le malattie contagiose sono sostenute da semenze vive, dette seminaria o virus, che contaminano gli uomini e in questi si riproducono, causando la malattia. Queste semenze sono particelle impercettibili, che passano dall'uomo malato a quello sano, come i germi del racino d'uva, putrefatto, passano a quello sano. Ma ciò che per noi oggi è chiaro, frutto di almeno 2 secoli di ricerche scientifiche condotte in laboratori di tutto il mondo, era molto meno chiaro nell'epoca di San Carlo e Federico Borromeo. Basti pensare a quanto scrisse Federico. Inoltre è stato notato, non senza meraviglia di molti, che raramente la peste contagiava un soldato. Eppure furono dei soldati a introdurre tale male, ma pochi di loro nel frattempo perivano di questo morbo, e quasi la peste non toccò le truppe germaniche, causa prima del contagio. Inoltre il nostro esercito di stanza nelle regioni, ai piedi dei monti, riceve quotidianamente rifornimento e annona da questa città e provincia, eppure esso rimane immune, il che potrebbe costituire la prova che la peste è un'arma divina, che colpisce in profondità e occultamente quanto è destinato. Il concetto di punizione divina dei peccati contribuiva a confondere ulteriormente le poche idee confuse dei medici e fisici di allora. In auge erano le antichissime concezioni mediche per cui le malattie erano dovute a disequilibri degli elementi di aria, acqua, terra e fuoco, nel corpo umano rappresentati da sangue, flemma, bile nera e bile gialla. Inoltre, si integravano concetti di astrologia, influenza di vari pianeti e l'effetto di mai spiegate esalazioni nocive dell'atmosfera. E in tutto ciò proliferavano credenze stregonesche o magiche. Era quindi facile credere che la peste fosse veicolata attraverso unguenti che venivano sparsi lungo i muri o sulle porte delle case, classica leggenda metropolitana, nata per errate interpretazioni di alcune notizie governative. Ma per gli uomini di allora, gli untori non erano un'idea astratta, erano visti come una terribile realtà. Ma perché nacque l'idea degli untori? Ce lo spiega Federico Borromeo. Poiché tanto si diffondeva e aumentava la peste, penetrò profondamente negli animi di molti l'opinione che ciò accadesse per opera di alcuni principi, i quali, per poter realizzare i loro progetti, spargevano questi veleni e infettavano la popolazione. E poiché codeste opinioni risultavano abbastanza plausibili tra il volgo e sono accolte con animi creduli, di per sé tale fatto fu di grave danno alla situazione generale. Federico ci riporta una teoria del complotto che serpeggiava tra il popolo nel 600. L'esistenza di untori spiegava bene la rapidità del contagio. Ma che posizione aveva Federico Borromeo nei confronti degli untori?
Innanzitutto dichiara che non crede assolutamente che alcuni principi si siano prodigati a spargere il veleno, perché alla fine del contagio nessuna persona si è arricchita grazie alla peste. E inoltre riferisce che alcuni presunti untori erano stati interrogati per sapere quali principi fossero i mandanti, ma alla fine del processo i giudici non avevano avuto alcun nome concreto. Federico Borromeo, uomo di grande cultura, si mostra scettico nei riguardi di alchimisti, astrologi e riconduce il caso degli untori ad un piano di ignoranza popolare. Può anche darsi certamente che questi untori avessero concepito nell'animo la speranza di realizzare imprese straordinarie e grandissime, così come gli alchimisti e i maghi sono creduli e fin troppo facili ad attendere tutto quanto hanno desiderato. Può anche darsi che abbiano sperato che, estinta una folla così grande di cittadini, essi stessi avrebbero avuto in potere le ricchezze di tante case e che fondi, campi e possedimenti sarebbero stati in mano loro. Che cosa non oserebbe sperare pure la vanità degli alchimisti e degli astrologi. Se vi promettono montagne d'oro e tutte quante le cose immense ed elevate. Per Federico, quindi, gli untori esistevano, ma erano solo dei poveracci, influenzati dal demonio. Così scrisse: si diceva che questi unguenti erano composti e confezionati in molti luoghi e che le vie dell'inganno erano state parecchie. Certo, alcune di queste arti ingannevoli le ammettiamo, altre invece riteniamo siano state completamente inventate. Nei giorni della peste, infatti, le transenne della chiesa cattedrale che separano il settore e i posti riservati alle donne da quelli dell'altro sesso, risultavano appunto unti. Ma quell'impiastro untuoso fu inefficace, in quanto gli avvelenatori erano ancora inesperti. L'azione degli untori ricadeva quindi nei casi di stregoneria, così dice il Borromeo. In quel quartiere della città che si chiama Porta Vercellina, una madre denunciò la figlia come sua complice di avvelenamento. Da qui si può capire quanto questi untori giunsero a un tale grado di esaltazione e pazzia, che bramavano di nuocere ai vicini e ai parenti, così come è accertato che maghe e fattucchiere provano il piacere più intenso quando possono nuocere ai bambini più belli e ai personaggi più nobili. Mentre il cardinale afferma che alla fine molti untori probabilmente reagivano alla povertà, alla disperazione e alla miseria, puntando a progetti di rivoluzione sociale, beh, per la gente del popolo essi erano solo dei delinquenti. In realtà, l'accusa di essere untore era anche un ottimo modo per disfarsi di qualche nemico, come accadde per esempio in Valsassina, quando il deputato della sanità Arrigoni accusò alcuni esponenti della famiglia Manzoni di essere untori. Eh sì, proprio loro, gli avi di Alessandro. Federico poi riporta il caso di un untore che assomiglia incredibilmente alla vicenda di Renzo Tramaglino a Milano, fatto ripreso poi dallo storico Ripamonti e quindi letto dal Manzoni. Uno di loro, colto proprio nell'atto delittuoso di ungere, non potendo altrimenti evitare il violento assalto della folla, balzò su un carro dove venivano portati i cadaveri, stimando di dover essere in salvo. Ma il fatto andò ben diversamente.
Infatti fu trafitto di ferite e fu condotto così in carcere, dove poco dopo spirò. Beh, a Renzo andò meglio per necessità di trama letteraria. Ma lasciamo gli untori, tra i quali ricordiamo Gian Giacomo Mora, la più famosa tra le vittime delle atrocità giudiziarie di quel periodo. Probabilmente tutti gli appassionati di storia lombarda ricordano bene la storia della colonna infame, ripresa dal Manzoni nei Promessi Sposi, e la lapide con la tremenda lista delle sevizie che hanno inferto al povero innocente. Lapide che è ancora ben visibile nel cortile dell'Elefante del Castello Sforzesco. È un monito questo, perché l'ignoranza mai abbia il sopravvento sulla giustizia e sulla sapienza. Nel prossimo video percorreremo le strade spettrali della Milano durante la peste, una situazione ben peggiore di quella già grave descritta dal Manzoni.